Vi è un'evidente preoccupazione tra i ricercatori sul futuro della biodiversità e i primi segnali già si cominciano a percepire. Nel 1906 in Abruzzo e Molise si contavano 806.000 ovi caprini, oggi a malapena ne sono censiti circa 200.000. Considerazioni promosse dall'Associazione Orizzonti del Matese con la presenza di esperti nel corso della festa del pastore. Fino ad ora, diciamo, la biodiversità è stata persa per aver messo in piedi un sistema di allevamento e agricolo che è arrivato al capolinea, in effetti, e lo dimostrano una serie di misure che si stanno prendendo pure a livello europeo per quanto riguarda gli allevamenti intensivi e per quanto riguarda anche l'agricoltura intensiva e il recupero delle terre per cui si è dato il finanziamento per abbandonarle sostanzialmente. Quindi è un problema di tipo squisitamente politico che ha in effetti soggiaciuto in tutti questi anni a modelli economici e finanziari, cioè a selezionate razze altamente produttive ma che non erano più capaci, per esempio, di utilizzare i pascoli, sia razze di bovini che razze ovine, ovicaprine. Biodiversità non è solo esseri viventi, non è solo ecosistemi, la biodiversità è anche cultura. E le popolazioni umane che si sono insediate nei territori hanno sviluppato culture materiali, tecnologie che hanno permesso la loro sopravvivenza e il loro sviluppo. Il problema serio è che oggi si sta verificando un fenomeno di perdita della biodiversità, cioè che è un segnale di impoverimento del nostro pianeta e le manifestazioni più eclatanti sono ad esempio la pandemia, sono i cambiamenti climatici, l'effetto serra, tutti elementi che denunciano come la presenza dell'uomo sulla terra stia diventando un serio problema. Gli allevatori locali, tra mille difficoltà, cercano di convertire la tendenza. L'ex sindaco di Longano, Antonio Ditri, da pochi mesi ha fondato l'Associazione Agricoltori e Allevatori del Territorio. L'associazione ha poche finalità e ben definite, cioè cerca di riportare la voce dell'agricoltura, ma l'agricoltura e l'allevamento del territorio, all'interno delle istituzioni, che secondo noi è la causa di alcune scelte fatte nel passato che hanno provocato quello che oggi è il grave disagio che l'agricoltura sta vivendo. I valori importanti, quelli che noi siamo stati cresciuti su questi valori qua, e io cerco di trasmetterli ai miei figli soprattutto e a tutti i giovani. Noi lavoriamo a casa nostra, sgomitiamo nei debiti, perché effettivamente adesso con questi animali, questi qua, sono tutti miei, c'ho una bella azienda, c'ho una macelleria, mi muovo bene, quindi ho fatto questa transazione di vendere i miei animali per portare non la quantità alla gente, ma la qualità, quindi poco è buono. La festa del pastore anche quest'anno ha offerto il meglio ad oltre 1.000 visitatori che hanno stazionato sul pianoro matesino, dimostrando l'attaccamento a questo bel momento dedicato alla vita pastorale. Pezzata, agnello arrosto e spezzatino di vitello per tutti. Where are you from? Oh, I'm from Germany, Munich. Why here in Rocca Mandolfi? Because my friend Laura has family here. In Germania sono vegetariana, non mangio carne, ma qui penso che gli animali vivono come dovrebbero vivere, allora mangio carne qui. Sono venuto qui con mia madre e mie sorelle e poi mangiamo qualcosa al gazebo e si ritorna sotto più tardi e tardi. È bello ritornare a queste origini, a queste cose che si sono fatte qui a Rocca Mandolfi. E non è passata inosservata la presenza di 4 monaci tibetani portati in Molise da Marisa Burns del Centro Culturale Tibetano a Roma, Tso Pema No Profit. È un posto bellissimo, un posto molto bello, anche c'è la come in Tibet, così sempre così, è montagna, alberi, c'è animali, che cioè noi sempre nato così e troviamo come somiglia molto in Tibet. Bellissimo, posto bellissimo, bello, grazie. Dove siete alloggiati?
A Rocca Mandolfo, adesso viviamo qua. Pesante e insostituibile l'assenza del vicepresidente dell'associazione Orizzonti del Matese, Sebastiano Pinelli, colpito recentemente da un grave lutto familiare. L'abbraccio virtuale della grande famiglia della Festa del Pastore quest'anno è dedicato a lui e alla moglie Anna.